Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa quinta domenica di Quaresima, la liturgia ci presenta l'episodio della donna adultera. In esso si contrappongono due atteggiamenti, quello degli scribi e dei farisei da una parte e quello di Gesù dall'altra. I primi vogliono condannare la donna perché si sentono i tutori della legge e della sua fedele applicazione. Gesù invece vuole salvarla perché lui impersona la misericordia di Dio che perdonando redime e riconciliando rinnova. Vediamo dunque l'avvenimento, come è stata la cosa. Mentre Gesù sta insegnando nel Tempio, gli scribi e i farisei gli portano una donna sorpresa in adulterio. La pongono nel mezzo e chiedono a Gesù se si deve lapidarla, così come prescrive la legge di Mosè. L'Evangelista precisa che si possero il quesito per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Si può supporre che il loro proposito fosse questo. Vedete la malvagità di questa gente. Il no alla lapidazione sarebbe stato un motivo per accusare Gesù di disobbedienza alla legge. Il sì, invece, per denunciarlo all'autorità romana, che aveva riservato a sé le sentenze e non ammetteva il linciaggio popolare. E Gesù deve rispondere. Gli interlocutori di Gesù sono chiusi nelle strettoie del legalismo. Vogliono rinchiudere il Figlio di Dio nella loro prospettiva di giudizio e condanna. Ma egli non è venuto al mondo per giudicare e condannare, bensì per salvare e offrire alle persone una vita nuova. E come reagisce Gesù davanti a questa prova? Prima di tutto rimane un po' in silenzio e si china a scrivere col dito per terra, quasi a ricordare che l'unico legislatore e giudice è Dio, che aveva scritto la legge sulla pietra. E poi disse, chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. In questo modo Gesù fa appello alla coscienza di quegli uomini. Loro si sentivano paladini della giustizia, ma lui li richiama alla consapevolezza della loro condizione di uomini peccatori, per la quale non possono arrogarsi il diritto di vita o di morte su un loro simile. E dice il Vangelo che a quel punto, uno dopo l'altro, cominciando dai più anziani, cioè quelli più esperti nelle proprie miserie, se ne andarono tutti, rinunciando a lapidare la donna. Questa scena invita anche a ciascuno di noi a prendere coscienza che siamo peccatori e a lasciar cadere dalle nostre mani le pietre della denigrazione, della condanna, del chiacchiericcio che a volte vorremmo scagliare contro gli altri. Quando noi sparliamo degli altri, buttiamo delle pietre, siamo come questi. E alla fine rimangono solo Gesù e la donna, là in mezzo. Sant'Agostino disse, rimangono la misera e la misericordia. Gesù è l'unico senza colpa, l'unico che potrebbe scagliare la pietra contro di lei, ma non lo fa, perché Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converte viva. E Gesù
conceda alla donna con queste parole stupende: va, ed ora in poi non peccare più. E così Gesù apre davanti a lei una strada nuova, creata dalla misericordia, una strada che richiede il suo impegno di non peccare più. Anche un invito che vale per ognuno di noi. Gesù, quando ci perdona, ci apre sempre una strada nuova per andare avanti. In questo tempo di Quaresima siamo chiamati a riconoscersi peccatori e a chiedere perdono a Dio. E il perdono, alla sua volta, mentre ci riconcilia e ci dona la pace, ci fa ricominciare una storia rinnovata. Ogni vera conversione è protesa a un futuro nuovo, ad una vita nuova, una vita bella, una vita libera dal peccato, una vita generosa. Non abbiamo paura a chiedere perdono a Gesù, perché Lui ci apre la porta a questa vita nuova. La Vergine Maria ci aiuti a testimoniare a tutti l'amore misericordioso di Dio, che in Gesù ci perdona e rende nuova la nostra esistenza, offrendosi sempre nuove possibilità. Angelus Domini, nunciabit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamo permissionibus Christi. Grazie a Tu, anquessum Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam donaeis Domine. Et lux perpetua luce teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque nunque in saeculum. Et vitorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale saluto a tutti voi qui presenti, fedeli di Roma e di tante parti del mondo. Oggi sono presenti tanti alunni delle scuole. Saluto gli studenti spagnoli della Coruña e di Albacete, quelli di Telf, Austria, e di Colmar, Francia. Saluto gli studenti di Bologna, Nicosia e Genova, come pure quelli delle scuole lasalliane di Torino e Vercelli, che ricordano il terzo centenario della morte di San Giovanni Battista della Salle.
Un pensiero speciale rivolgo ai ragazzi della Cresima de Settignano, Scandicci e quelli della diocesi di Saluzzo, accompagnati dal loro vescovo, Monsignor Cristiano Bodo. Siate coraggiosi, testimoni di Gesù e del Vangelo. Con la Cresima dobbiamo crescere sempre in coraggio. Siate coraggiosi. Saluto i ragazzi quattordicenni del decanato Romana Vittoria di Milano, i fedeli di Pescara, Napoli e Terni. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.